Dal 26 al 28 ottobre Fiera Milano City ospita LifeMed, il grande evento dedicato alle life science che comprende tre manifestazioni, Nuce International, Biotech e Alga Europe. Sotto il termine life science si raggruppano le discipline legate al vivere sano, alla nutrizione e alle biotecnologie. A LifeMed partecipano oltre 200 espositori provenienti da 21 paesi, 31 le sessioni congressuali con oltre 170 relatori. Giunta la seconda edizione, Biotech rinnova il suo successo, segno di un comparto in continua crescita. Anche in Italia i dati sono molto positivi. 319 imprese, oltre 50.000 addetti per 6,8 miliardi di euro di fatturato generato da start-up, piccole e medie aziende e multinazionali che operano in tutto il paese nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e tecnologie biologiche avanzate. A Biotech trova spazio anche il mondo del no profit, presente all'inaugurazione della manifestazione anche Francesca Pasinelli, direttore generale di Teleton, impegnata da anni nella lotta alle malattie genetiche rare. Fondazione Teleton è un'organizzazione non profit che è nata per volontà di pazienti malati di malattie genetiche rare, quindi noi in questi giorni abbiamo annunciato un accordo con un'importante industria farmaceutica internazionale, la GlaxoSmithKline, che ha preso una licenza di una delle nostre terapie, una terapia genica per una immunodeficienza grave chiamata ADAS-Kid, ha preso la licenza per questa terapia e quindi metterà la terapia a disposizione dei pazienti che verranno, ma non solo, lavorerà in collaborazione con noi garantendoci che ogni volta in cui noi arriveremo alla prova di concetto clinica per altre 6 malattie e quindi avremo avuto i primi risultati positivi della strategia, ebbene anche in questo caso l'azienda si farà carico delle ultime fasi di sviluppo e della produzione. Nuce International è il primo salone in Italia per l'industria nutraceutica, cosmeceutica, functional food and drinks, health ingredients. Si tratta di un'opportunità di business per i produttori, rivenditori, distributori e per tutte le aziende che operano nel settore. Un mercato in crescita che nel mondo vale circa 50 miliardi di euro, 500 miliardi per il prodotto finito. In questo contesto l'Italia è tra i paesi leader al mondo nella produzione e nel consumo di alimenti funzionali. Nuce è il punto d'incontro nell'area del Mediterraneo sia per gli operatori interessati all'aspetto commerciale sia per la comunità scientifica. Camera di Commercio ed Innovabile, l'azienda speciale dedicata all'innovazione, partecipano con grande interesse a questi 4 giorni che Milano, nella quale Milano ospita il Biotech e Nuce che si occupa di nutrizione. Un argomento molto importante soprattutto in vista di Expo 2015 è una delle prime, anzi direi la primissima iniziativa che quindi va nel solco di qual è il tema che ospiterà la fiera nel 2015. Quindi per noi è un motivo di grande orgoglio ed è un'iniziativa che seguiremo anche negli anni successivi come seguiamo tutte le altre nel campo dell'innovazione. LifeMed 2010 si arricchisce di Alga Europe, la prima mostra convegno dedicata alle tecnologie di produzione e alle applicazioni industriali delle alghe. Le alghe, molto utilizzate in diversi settori applicativi, dall'alimentare al tessile alla biochimica, passando per l'agricoltura e alla nutrizione animale, vengono impiegate anche nel trattamento delle acque reflue, nella cattura della CO2 e nella produzione di biocarburanti e biogas. A conclusione della prima giornata di eventi si riscontra grande soddisfazione da parte di espositori e visitatori. I think it's interesting. We just had a number of customers which are interested in our products. And also the exhibitors, we have been in contact with a number of exhibitors. We're looking forward to expanding the contact after this convention. Abbiamo registrato ottimi consensi sia da parte degli espositori che da parte dei visitatori. Crediamo che la sfida possa essere vinta. LifeMed 2010 prosegue a Fiera Milano City fino a giovedì 28 ottobre.